Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Dunia di Artist Divination e sono qui oggi con le previsioni d'amore per il mese di novembre. Andiamo a vedere cosa succederà in amore in questo nuovo mese. Dunque, oggi avete la possibilità di scegliere tra tre diverse letture. La prima lettura è contrassegnata da una punta di quarzo fumé, la seconda lettura da una punta di olite o howlite e la terza lettura da una punta di fluorite. Centratevi, radicatevi bene prima di fare la vostra scelta. Chiudete gli occhi, fate dei respiri profondi, allontanate i pensieri dalla mente e poi, quando vi sentite pronti con i vostri tempi, riaprite gli occhi e scegliete il gruppo di carte che intuitivamente richiama di più la vostra attenzione. Una volta fatta la vostra scelta, potete andare velocemente a guardare e ad ascoltare la vostra lettura utilizzando la leggenda che vi comparirà come primo mio commento sotto questo video. Aggiungo infine, per chi fosse interessato a fare un consulto con me, che è possibile prenotare un consulto con me attraverso il mio sito www.theartistodivination.com. Lì troverete anche tutte le informazioni riguardo ai consulti. E questo è tutto, io vi ringrazio la vostra attenzione, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video, buona lettura e buon mese di novembre. Ed eccoci qui con la prima lettura, quella contrassegnata dal quarzo fumé. Dunque, qui abbiamo un messaggio che ci verrà dato da un oracolo e poi qui abbiamo i tarocchi. Questo messaggio è per tutti. Poi darò un messaggio, prima un messaggio per i single, poi un messaggio per chi si trova in coppia, per chi è già in una relazione, e il terzo sarà un messaggio per chi si trova in una situazione ambigua, non definita o clandestina. Allora, il messaggio per tutti è questo. Solitude, solitudine. Surrender, che sarebbe arresa, la resa. Entrapped, intrappolato. Allora, questo messaggio fa riferimento al vostro stato d'animo, non a come andranno le cose. Quindi io sento molto forte qui un consiglio. Soprattutto per quanto riguarda la prima parte del mese di novembre, se nella prima parte del mese di novembre vi sentite in questa energia, in un'energia di solitudine, poi tra l'altro questo sembra l'eremita, visto che c'è anche un lanternino, se vi sentite in questa energia, non combattete in modo negativo questa solitudine. Arrendetevi alla solitudine, che non significa rimanete tristi e infelici il resto di novembre, no! Entrate in ascolto della vostra solitudine, per evitare di sentirvi intrappolati. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che molto spesso la solitudine è quasi un po' un sentimento di solitudine, le persone si sentono sole. E possono sentirsi sole anche se stanno con qualcuno, perché qui ci sono anche le persone che sono in coppia, in relazione. Secondo me, nella prima parte del mese di novembre, vi dovrete mettere un po' in ascolto di questo stato d'animo per potervene liberare. Però non ha senso combatterlo, giudicarlo, no? Non ha senso neanche entrare in un'energia di vittima, perché sono sempre solo, perché di qua, perché di là, non è quello, è come se vi doveste mettere in ascolto per poter andare oltre questo stato delle cose. Tra l'altro io sento molto forte qui l'energia dell'eremita. L'eremita spesso si estranea dal mondo perché deve capire, deve comprendere delle cose, ed è un passaggio fondamentale, perché quando si sta con se stessi, da soli con se stessi, si possono mettere in atto i grandi cambiamenti. Certo, rimanere nell'energia dell'eremita troppo a lungo non fa bene a nessuno, però in questo caso il messaggio, soprattutto per la prima metà del mese, se vi sentite intrappolati, ascoltatevi, rimanete in ascolto, soprattutto nella prima metà del mese di novembre. Surrender è un misto tra arrendersi e accettare le cose. Quando in un certo senso si accetta il momento presente, senza farsi venire ansia rispetto al futuro, che le cose iniziano a cambiare. Ma andiamo adesso a vedere i messaggi nello specifico. Primo messaggio per i single. Sette di denari. Tre di spade. E cavaliere di spade. Vi sentite?
sentite intrappolati in un circolo che si ripete. Questa è la mia sensazione. Perché il 7 di denari è una carta positiva. Di solito è la carta di chi ha investito, di chi ha lavorato, no? E si aspetta un ritorno di qualche tipo. Qui parliamo d'amore. E il ritorno qui è quello del 3 di spade, che non è l'ideale. Direi che no, assolutamente no. Il 3 di spade è la carta più dolorosa che c'è. È come se fosse un po' in un loop negativo di pensiero. E questa cosa deve cambiare. E dovete assolutamente uscire dal ruolo della vittima. C'è un pensiero qui da esorcizzare. Non è un caso, secondo me, che abbiate scelto il quarzo fumé, che è quasi un quarzo di pulizia e protezione. Qui c'è una ferita che appartiene al passato, come se quest'uomo guardasse al passato. C'è una ferita, l'eremita guarda al passato, che appartiene al passato e deve rimanere lì. Cioè, quello che è stato è stato. Non è possibile che le cose si ripetano esattamente nello stesso modo. È interessante che ci sia questo 3 di spade accompagnato da un cavaliere di spade, no? Con la spada. È come se ci fosse un cavaliere già pronto con una spada per infilzare questo cuore. No, non è così. Deve cambiare il vostro modo di pensare. Voi vi sentite intrappolati in un circolo che non esiste, è più il circolo della vostra mente. Voglio darvi un consiglio. Voglio darvi un consiglio per il mese di novembre. Da una parte un consiglio già c'è. Arrendetevi al momento presente, che non significa non fate niente, non uscite più, arrendetevi che non c'è amore per voi, non è questo il senso. È arrendetevi al momento presente, quello che è stato e appartiene al passato. Ora le cose sono diverse, ma voglio darvi un consiglio. Allora, il consiglio qui è lo Ierofante. Ne voglio un'altra. E il Paggio di Coppe. Dunque, lo Ierofante è una carta di mediazione. Lo Ierofante o Papa è come un grande mediatore. Innanzitutto, se avete pensieri molto negativi a novembre, molto pensieri quasi catastrofici, mi viene da dirvi trovate altri pensieri. È come se doveste trovare un ponte tra i pensieri catastrofici e quelli ottimisti. Non è vero che è andato sempre tutto male. Ci sono stati dei buoni momenti nel passato, quindi cominciate anche a riguardare le cose con altri occhi. E poi un'altra cosa, lo Ierofante e il Paggio di Coppe vi dice che dovete anche creare un ponte tra il momento presente e futuro. Se Paggio di Coppe volete l'amore, volete l'innamoramento nel vostro futuro, nel vostro vicino futuro, dovete facilitare, dovete aprire la porta, il portale perché questo innamoramento arrivi. Stare in un loop negativo o comunque in un loop di aspettative negative non prepara niente di buono. Dovete lavorare un po' di più sui vostri pensieri perché non vi aiutano. Non vi aiutano a manifestare quello che volete. Vi dico un'altra cosa. Lo Ierofante può essere lo psicologo. Quindi se avete bisogno, se vi sentite molto giù, mi raccomando, chiedete aiuto. Se avete bisogno di fare un po' di terapia, se avete bisogno di parlare con qualcuno, mi raccomando, fatelo. Però qui c'è sicuramente un circolo vizioso che va spezzato, così da poter, perché c'è qui un Paggio di Coppe, quindi c'è del potenziale di innamoramento nel futuro, ma è come se gli avesse voltato le spalle, no? Avete bisogno di mediare con nuovi pensieri, avete bisogno di un mediatore, quindi chiedete aiuto se ne avete bisogno. Andiamo ora a vedere il messaggio per chi è in una relazione. Allora, perché in una relazione abbiamo un 10 di spade, un 5 di denari e il 4 di spade. Carte faticose, sono carte faticose, ora capisco perché sono uscite queste tre carte qui. Dunque,
Probabilmente la persona con cui avete a che fare non sta passando un bel periodo con un 10 di spade. Sta chiudendo una fase della sua vita o sta attraversando un qualcosa di doloroso, un grande tradimento o la fine di un qualcosa. Questo e anche voi siete un po' con un 4 di spade. Qui c'è un'energia un po' depressiva nell'aria, è come se entrambi foste un po' depressi, magari per diversi motivi. Infatti il 5 di denari, che è la carta di povertà, vi vede un po' disconnessi, è l'energia che vi unisce ed è un'energia che vi vede disconnessi, non vi vede uniti. La mia sensazione è che il vostro partner sia quello che si è chiuso un po' in sé, partner o la vostra partner, è quello che si è chiuso un po' in solitudine, nel suo silenzio, no? L'altra persona si è chiusa nel suo silenzio, voi vi sentite un po' intrappolati, che non sapete che fare. Arrendetevi al momento presente. 9 di bastone, ho tirato questa carta come consiglio. Qui abbiamo 3 donne, 3 figure sedute. E con la carta resa non c'è niente che dovete fare in questo momento. Non siete intrappolati, ricentratevi su voi stessi, state su voi stessi, ricalibrate il vostro pensiero. Ricaricate le vostre energie, lavorate su di voi e vedrete che la cosa naturalmente si sbloccherà nel tempo. Non c'è neanche molto che possiate fare. Quindi lasciate che le cose facciano il loro corso. Ma arrendersi non significa arrendersi al fatto che non è possibile migliorare la situazione, significa arrendersi al momento presente. Come dire, è inutile nuotare controcorrente. Galleggia, per ora galleggia, poi a un certo punto la corrente andrà in un'altra direzione e allora fluirà in un'altra direzione. Questo è il senso. Andiamo a vedere per chi si trova in una situazione ambigua. Abbiamo un 2 di spade, un 7 di coppe, un 7 di bastoni. Dunque, la persona con cui avete a che fare potrebbe giocare un po' il gioco del caldo-freddo, lo chiamo io, che magari un giorno è caloroso e affettuoso e il giorno dopo è gelida. 2 di spade, confusione, 2 di spade, indecisione, questa è l'energia dell'altra persona. E questa persona potrebbe a volte essere molto chiusa in se stessa. Ora, con la carta della resa e del 7 di coppe, che è la carta dell'illusione, mi viene da dirvi, non è che avete visto troppo in questa relazione? Perché secondo me l'altra persona non ha un'energia stabile, quindi mi viene subito da dirvi che se volete una relazione stabile, duratura e felice, questa persona, perlomeno in questo momento, non vi può dare quello di cui avete bisogno. 7 di bastoni, proteggetevi, è la carta di chi si protegge. Proteggetevi, perché cioè, in questo momento vi dovete arrendere ai fatti che che stare con questa persona è un po' un'illusione. Non è detto che sarà sempre così, ma ora sicuramente mi viene da dirvi di proteggere la vostra energia. Assolutamente sì. Fatemi sapere nei commenti come vi sentite rispetto a questa lettura. Lo so, non è una lettura facile, me ne rendo conto, però noi siamo qui per affrontare la realtà. Buon proseguimento. Ed eccoci qui con la seconda lettura d'amore per il mese di novembre, quella contrassegnata dalla How Light o Lite. Allora, per chi è nuovo, qui il primo messaggio ci verrà dato da un oracolo dedicato all'amore e alle relazioni. Poi integrerò questo messaggio con un messaggio per i single, prima di tutto un messaggio per i single, poi un messaggio per chi è in relazione, per chi è già in coppia, e il terzo sarà un messaggio per chi si sente intrappolato un po' in una situazione ambigua o non definita o clandestina. Allora, il messaggio per tutti ci dice forgiveness, perdono, passion, passione and growth, crescita. Allora, qui ci sono diversi messaggi. Fate vostro messaggio che sentite vostro. Qui c'è da perdonare un qualcosa. Chiaramente io sto parlando con persone, alcuni sono single, alcuni stanno in relazione, alcuni stanno in situazioni ambigue. Qui c'è da perdonare un qualcosa e questo perdono può portare passione, una rinnovata passione e una crescita affettiva.
Ora, per la maggior parte di voi qui ci sarà da perdonare qualcuno, ci sarà da perdonare un errore che qualcuno ha fatto per far rinascere una passione o per permettere, come dire, ai sentimenti, all'amore di crescere. Per chi invece è single, qui non ha nessuno da perdonare, potrebbe essere questo messaggio riferito al far pace con degli aspetti del passato, perdonare un passato oppure perdonare voi stessi, così da permettere a una nuova passione di nascere e crescere. Però adesso andiamo a vedere il messaggio nello specifico per i single. Qui abbiamo un 5 di denari. Questo è un mazzo particolare, è uscita la carta del shadow work, il lavoro con la parte ombra. Anche per voi abbiamo un cavaliere di spade. Allora, lo sapevo che novembre novembre dava dei messaggi faticosi. Dunque, 5 di denari, la carta della povertà. Qui si vede questa figura nuda accovacciata in un paesaggio lunare. Qui ci sono come se si fosse persa delle monete d'oro, dei gioielli. Qui un qualcosa è andato perduto con il 5 di denari. C'è da perdonare. C'è da perdonare un qualcosa che non ha funzionato o c'è da perdonare comunque le mancanze di un qualcuno. Quindi c'è da fare pace con un qualcosa. Secondo me con il passato per la maggior parte di voi. Shadow work, se pensate di aver fatto tutto il lavoro possibile, shadow work significa lavoro con l'ombra, cioè vi dovete confrontare con la parte ombra, con i vostri dubbi, con le vostre incertezze, con le vostre paure, con i sentimenti di rabbia, con i sentimenti di tristezza, con i sentimenti di dispiacere, perché qui c'è da sciogliere un qualcosa. Cioè, se fate questo lavoro e se fate anche un lavoro di comprensione, magari del fatto del perché siete soli in questo momento, nel senso che magari qui ci sono persone che sono sole da tanto tempo, se ci sono persone che sono sole da tanto tempo, per loro il messaggio è questo: confrontatevi con la parte ombra di questa solitudine, perché siete da soli da tanto tempo? Però dovete essere il più onesti possibile. È perché avete paura di confrontarvi con gli altri? È perché avete paura che ritorni una dinamica del passato? È perché siete stati molto feriti e non volete essere feriti mai più? Se comunque prevale un sentimento di paura o di ansia rispetto all'idea di rimettersi in gioco, chiaramente vuol dire che non siete guariti del tutto, perché altrimenti stareste con qualcuno, o comunque sareste molto felici nella vostra solitudine. Quindi c'è da confrontarsi con gli aspetti che non vi permettono di incontrare la persona che tanto desiderate. Ora, se fate questo lavoro, cavaliere di spade, io vedo una comunicazione con qualcuno. Quindi vi dico che già a fine novembre c'è la possibilità di avere uno scambio con qualcuno. Troppo presto per dire se questa cosa ha del potenziale o meno, perché è come se questa comunicazione dipendesse da questo lavoro. Quindi io dico, sfruttate il mese di novembre, che è un mese sempre un po' di morte e rinascita, per chiudere, per fare i conti con voi stessi, secondo me. Cercate di capire perché siete veramente soli e che cosa potete fare per uscire da questa solitudine. E vedrete che se riuscite a fare questo lavoro con la massima onestà e se riuscite anche a perdonare voi stessi, anche magari per essere stati tanto tempo da soli, se riuscite a perdonarvi per quello, se riuscite a perdonarvi per la vostra paura o magari per la mancanza di coraggio di rimettervi in gioco o per gli errori del passato, arriverà una comunicazione a fine novembre. Quindi si smuove un qualcosa, però è necessaria questa pulizia. Vediamo ora un messaggio per chi si trova in relazione. Regina di bastoni, 3 di spade e 4 di spade anche per voi. E avevo mescolato molto bene. Dunque, qui c'è una ferita, qui c'è una ferita. Vi sentite traditi, secondo me, vi sentite traditi dall'altro. Ora, il tradimento può avere diverse forme, non deve necessariamente voler dire che l'altra persona è andata con qualcun altro. Però vi sentite traditi, c'è un qualcosa che vi ha ferito, che vi ha ferito. E infatti 4 di spade, perché
Voi vi sentite traditi perché siete l'energia del 4 di spade, che è l'energia di un po' di guarigione. Dopo il 3, di chi cerca in qualche modo di recuperare le proprie energie. Sicuramente questa esperienza vi ha portato una qualche forma di crescita, ma secondo me al momento la passione tra voi e l'altra persona è latitante. Però vi dico una cosa, vi dico una cosa. L'altra persona potrebbe chiedere perdono. Verso la seconda metà di novembre l'altra persona potrebbe chiedere perdono. Chiaramente io non posso dirvi che cosa fare, dipenderà anche da che forma di tradimento c'è stato, dipenderà anche da quante volte questa persona, quante volte vi siete sentiti traditi da questa persona, quanta importanza volete dare a questo tradimento, dipenderà anche dalla sincerità della persona con cui avete a che fare. In alcuni casi, visto che l'altra persona compare nell'energia della regina di bastoni, questa persona ha un modo di muoversi nel mondo molto estremamente indipendente, forse un po' troppo libertino a volte. È difficile che una regina di bastoni stia in una relazione, ma l'altra persona, la persona che sta con voi, esce con questa energia. Quindi valutate, perché la mia sensazione è che questa persona fa fatica un po' a stare in un rapporto impegnato, serio e duraturo. Quindi decidete voi cosa fare con queste scuse, perché valutate voi la sincerità della persona e valutate anche quello che volete dall'altro. C'è sicuramente con la carta della crescita e della passione la possibilità di riappacificarsi, cioè, poi chiaramente siete migliaia di persone, saranno sfumature diverse per ognuno di voi. Però sicuramente qui vedo una delusione, vedo una ferita, vi vedo crescere da questa esperienza e vedo l'altro venire e chiedere perdono. Andiamo ora a vedere per chi si trova in una relazione difficile, ambigua, clandestina. Allora, qui abbiamo un re di spade, uno ierofante e la luna. Il re di spade rappresenta l'altra persona, l'energia dell'altra persona, uomo o donna non ha importanza. L'altra persona è un po' freddina, vi dà un po' alle spalle. Tutte e due nascondete un qualcosa, questa è la mia sensazione. Tutte e due non vi state dicendo la verità. L'altra persona è sicuramente più fredda e distaccata di voi, però secondo me voi non state dicendo veramente come stanno le cose per voi e non state comunicando i vostri sentimenti all'altra persona. O perlomeno farete fatica nella prima parte di novembre a comunicare con l'altra persona. Lo ierofante è una carta di mediazione che ci dice che è necessario parlarsi, dirsi la verità. Probabilmente anche per voi qui c'è un qualcuno che deve perdonare, un qualcuno che deve chiedere perdono. E se ci riuscite, c'è la possibilità di far rinascere un qualcosa, c'è la possibilità di crescere da questa situazione, ma ci vuole una mediazione. È come se ci fosse qui la necessità di mettersi a tavolino e discutere con chiarezza e definire il da farsi. Ci vuole un piano d'azione, un punto di incontro. Vi serve un punto di incontro. E ricordatevi che neanche voi siete molto onesti con la carta della luna, cioè non state dicendo veramente come vi sentite ed è fondamentale che lo facciate perché l'altro ha difficoltà a capire. Secondo me l'altra persona è più su un piano razionale, meno su un piano emotivo. Spero che questi messaggi vi siano d'aiuto. Io vi auguro tutto il meglio e ci vediamo prestissimo. Ed eccoci qui con la terza lettura, quella contrassegnata dalla Fluorite. Dunque, per chi è nuovo, qui abbiamo un primo messaggio che ci viene dato da un oracolo, questo è per tutti. E poi darò in ordine un messaggio prima per i single, poi per chi è in coppia e poi un messaggio per chi si trova in una situazione ambigua o clandestina. Andiamo a vedere il messaggio per tutti. Allora, qui abbiamo l'ego, euforia e comunicazione. Chiaramente comunicazione qui è la parola chiave, c'è una comunicazione importante nel mese di novembre che è un po' una carezza per l'ego, mi viene da descriverlo così, è un qualcosa di positivo che vi dà euforia. C'è qui proprio un riferimento al suono, molto forte.
La comunicazione che avrete nel mese di novembre avrà eco, secondo me, farà un eco nei mesi successivi, quindi è qualcosa di particolarmente significativo. Andiamo a vedere di cosa si tratta per tutti. Prima per i single. Qui abbiamo un paggio di coppe, una ruota della fortuna e il lavoro nell'ombra. Allora, ho la sensazione che devo tirare un'altra carta per voi. Questa carta. Mescolo fuori campo perché mi viene un po' più semplice. Allora, qui abbiamo un appeso. Allora, c'è una novità importante per voi nel mese di novembre. Mi viene da descriverla un po' come una sorpresa, una sorpresa. C'è una comunicazione importante che potrebbe essere un po' un messaggio di interesse, qualcuno che vi manda un messaggio di interesse, in alcuni casi potrebbe essere un messaggio di scuse. È un qualcosa che vi dà euforia, che vi dà un po' di autostima, è come se vi tirasse sull'ego. La mia sensazione è un po' di rivalsa, come se qualcuno vi mandasse un messaggio, qualcuno vi desse delle attenzioni e la cosa vi fa sentire, vi dà un sentimento di rivalsa. Facciamo un esempio, magari una persona che prima non vi si filava più di tanto improvvisamente vi manda un messaggio che dimostra interesse, oppure una persona che non si è comportata molto bene, voi gli avete chiuso la porta in faccia, si rifà viva con un messaggio di scuse. C'è un sentimento di rivalsa qui. C'è la possibilità di ribaltare una situazione. Mi viene da dirvi una cosa, con questa carta Shadow Work che indica lavorare sull'ombra, quindi lavorare sull'aspetto ombra delle situazioni, questa sembra essere una situazione importante. Allora, se rispunta fuori una persona del passato, mi raccomando, non perdete di vista quello che non ha funzionato prima. È importante che ve lo ricordiate ed è importante che vi ricordiate di agire in modo diverso rispetto al passato. Nel senso che dovete evitare di innescare le stesse dinamiche di un tempo. Dovete evitare di innescare paure, ansie, dovete evitare di cascare in una relazione dolorosa simile a una precedente situazione. L'appeso ci dice che dovete vedere la situazione da un altro punto di vista e adottare un'altra strategia. Quindi in molti casi io sospetto che questa è una comunicazione che arriva dal passato. Una persona che si fa viva e questa cosa vi dà una sensazione di riscatto, un ribaltamento, c'è cioè un ribaltamento di una situazione. In altri casi potrebbe essere diciamo una situazione nuova e mi viene da dirvi, visto che avete esperienze, visto che alcune relazioni non hanno funzionato per determinati motivi, mi raccomando, attenzione a non mettere in atto dinamiche del passato, quindi anche se non è una persona del passato che ritorna, attenzione a non ripetere, a non innescare vecchie ansie, vecchie paure, comportamenti che non vi servono, vecchie ferite, attenzione a non innescare vecchie ferite. C'è la possibilità, mi viene da dirla così, di fare la differenza. Come se aveste una seconda opportunità, che non significa che per forza dobbiate accettare o meno, specie se è una persona del passato, ma è come se aveste una seconda opportunità per comportarvi in modo diverso. E in alcuni casi c'è la possibilità per voi di dire un qualcosa di significativo o di fare un qualcosa di significativo. Siamo più nel dire, perché qui abbiamo la carta comunicazione, ma c'è la possibilità di comunicare in modo diverso. Che non significa, per esempio, se una persona vi ha feriti e ritorna, magari anche con un messaggio di scuse, che dobbiate essere duri, vendicativi o che dobbiate rinfacciare tutto, specie se è passato tanto tempo. No. Qui si tratta di cambiare la dinamica del gioco, quindi non siete più in una dinamica di accusa. Dovete viaggiare su un'altra frequenza, vedere la situazione da un altro punto di vista, considerare anche il tempo che è passato, riconsiderare determinate cose
e rispondere nel modo più giusto secondo la vostra evoluzione personale, secondo il vostro stato d'animo nel momento presente. Andiamo ora a vedere il messaggio per chi si trova in una relazione. Qui abbiamo il mago, il diavolo e un 5 di denari. Eh sì, voi decisamente dovete avere una comunicazione importante con l'altra persona. Allora, l'altra persona, la persona con cui state, emerge qui come il mago. E qui abbiamo un ego e qui abbiamo il diavolo. La persona con cui avete a che fare, sospetto, possa essere manipolativa. Sospetto possa essere non molto onesta. E sospetto che questa persona si possa nutrire della vostra euforia, nel senso del vostro entusiasmo. È come se questa persona, che ha grandi capacità di manipolazione, si nutrisse della vostra energia. Attenzione, perché io sento che l'altra persona, perlomeno in questo momento, a novembre, si potrebbe muovere o comunicare in modo molto egocentrico. Vi confesso che qui c'è il profilo del narcisista, eh? Non sarà così per tutti, ma se avete a che fare con un partner narcisista state attenti, perché nel mese di novembre lo vedo o la vedo in pieno, in una piena energia egocentrica e narcisistica. Quindi attenta all'altra persona e secondo me dovete comunicare in modo diverso. Innanzitutto non vi dovete mettere con quel 5 di denari in condizione di farvi spogliare di tutto quello che siete, della vostra autostima e delle vostre emozioni, mi viene da dire. Comunicate i vostri bisogni in modo chiaro e comunicate in modo chiaro quello che non vi sta più bene. Siccome queste sono carte, possono essere carte particolarmente faticose, se vi trovate in grande difficoltà comunicate, mi viene a dire comunicate con fonti esterne rispetto ai vostri problemi di coppia. Se vi sentite 5 di denari, che la persona vi toglie energia, che la persona vi toglie la sicurezza e la persona vi confonde. Se invece no, si tratta semplicemente del fatto che avete a che fare con una persona che è momentaneamente egocentrica, molto concentrata su di sé e in un certo senso non va dai vostri interessi o alle vostre necessità, chiaramente comunicate in modo molto diretto i vostri bisogni, senza cedere alle manipolazioni dell'altro e senza arrabbiarvi soprattutto, perché nel momento in cui vi arrabbiate state cedendo alla manipolazione. La persona che manipola va in qualche modo smascherata. Come si smaschera la persona che sta manipolando? Con una comunicazione dato di fatto. Se continui a fare così, se ti comporti così, io non voglio avere niente a che fare con te. Io non ho intenzione di parlare con te. Se vuoi avere a che fare con me, ti devi confrontare in un altro modo. Eh sì, qui ci avete un po'... Mi viene da dire un diavolo da prendere per le corna, nel senso che non dovete cedere alla manipolazione dell'altro. E non dovete cedere all'egocentrismo dell'altro. Quindi se la cosa è fattibile, comunicate. Comunicate in modo chiaro i vostri bisogni e stabilite dei confini. Se l'altra persona è particolarmente, visto che abbiamo un mago o un diavolo, se l'altra persona è il puro narcisista, il puro egocentrico, state attenti, magari chiedete consiglio a qualcuno. Vediamo ora il messaggio per chi si trova in una relazione, una situazione ambigua, non definita o clandestina. Il Papa, la Stella è un 6 di coppe. Allora, visto che abbiamo uno ierofante qui, che è l'energia della persona con cui avete a che fare, potrebbe essere che la persona con cui avete a che fare, perlomeno per molti di voi, sia già impegnata, sposata o già impegnata. E di conseguenza questa persona è molto concentrata su se stessa, probabilmente sulla sua famiglia o sulla sua relazione. E potrebbe essere che voi vi sentiate in un'energia un po' nostalgica con un 6 di coppe, come se foste un po' rivolti al passato, magari anche rispetto a un vecchio comportamento che aveva questa persona, magari siete nostalgici rispetto a un comportamento più attento che aveva questa persona, che magari in questo momento non ha o che non avrà nel mese di novembre. Quindi comunicare. Sicuramente comunicare i vostri bisogni anche per voi è importante con la carta della Stella.
Cioè, come se doveste un po' parlare del futuro e definire quello che volete e quello che potete raggiungere insieme. Se potete raggiungere un qualcosa insieme. Se l'altra persona non è sposata o non è impegnata, questo ierofante ci dice che è come se questa persona dovesse imparare a gestire la relazione con voi, è come se doveste comunicare e rendere partecipe l'altro dei vostri desideri e dei vostri bisogni, perché secondo me l'altro ancora non ce l'ha ben chiara questa, i vostri desideri e i vostri bisogni. Quindi è necessaria una comunicazione decisa e chiara anche rispetto al futuro della relazione. Fatemi sapere nei commenti se questo messaggio vi è stato utile, spero di sì. Io vi auguro tutto il meglio e ci vediamo prestissimo in un altro video.